Ciao a tutti, vediamo in questo video 10 qualità che una relazione d'amore dovrebbe avere. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo un attimino alle 10 qualità che una relazione d'amore dovrebbe avere. Allora, la prima qualità è dare e ricevere senza pretendere. Cioè, una relazione amorosa deve essere energia che circola, bisogna dare, ma anche ricevere, senza avere delle particolari pretese, senza avere delle particolari aspettative. Dobbiamo aprirci all'altra persona e far sì che l'altra persona si apra nei nostri confronti, altrimenti non è una relazione d'amore, ma è una relazione più che altro di dipendenza. Poi è importante amare senza essere dipendenti né sottomessi. Questo è fondamentale. L'amore, se riguarda sottomissione o dipendenza, non è mai amore. Poi, bisogna imparare ad ascoltare e imparare anche a litigare, tra virgolette. Il litigio deve essere su un oggetto, su una situazione, ma mai scadere sulla persona, mai incolpevolizzare l'altra persona di qualcosa. Questa è la cosa peggiore che noi possiamo fare. Poi è importante anche sapersi adattare, trovare un equilibrio, trovare un adattamento è molto importante. Sapersi adattare senza cambiare l'altra persona e senza cambiare noi, però qualche modifica, come dire, lo stile di vita va fatto. Se tu pretendi che il tuo stile di vita rimanga sempre lo stesso, sempre uguale, praticamente resta impossibile. Altra cosa importante è cercare di mantenere l'entusiasmo giorno dopo giorno. Dobbiamo essere entusiasti e enteosiasmos, essere in contatto con la divinità che è dentro di noi, è molto importante questo. Sapersi assumere le responsabilità, eventualmente saper chiedere scusa. Settima caratteristica, non temere il futuro, non temere il futuro e anzi progettare, pianificare il futuro, cercare di vederlo in qualche modo. Ottava caratteristica, mantenere degli spazi di autonomia, cioè essere autonomi, mantenere spazi di autonomia, mantenere spazi in cui non andiamo a interagire, diciamo, con l'altra persona, ma costruiamo una nostra indipendenza. Questo è fondamentale, i rapporti simbiotici non funzionano mai. Poi fondamentale è avere un equilibrio interiore per evitare gelosie, evitare possessività. Questo diciamo che è fondamentale. E poi l'ingrediente numero 10 è basilare, è l'autostima, l'amor proprio. Nessuno potrà amarci se noi per primi non amiamo noi stessi. Ecco, queste sono le 10 caratteristiche, le 10 qualità che una relazione sentimentale dovrebbe avere. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.